Buon lunedì, buon inizio settimana, rifacciamo un trucco senza tagli, stavolta a parte la memoria del telefonino che è abbandonato, e un lunedì con un ritorno, il ritorno degli sconti Inglot del 25% con il codice MARI25, tutto maiuscolo. Io lo ripeto sempre, vi mostro il tipo di trucco e come realizzarlo. Voi potete fare con tutto quello che volete, ma se vi dovessero piacere alcuni prodotti, in questa settimana avete la possibilità di acquistare tutto quello che c'è sullo sito Inglot con il 25% di sconto. Quindi vi lascio al tutorial. Ah, vi dico questo, siccome sarà una settimana e in molti avete acquistato le palettine nuove, ho pensato di fare questa cosa. Facciamo dei trucchi senza tagli, ogni giorno con una gamma cromatica diversa. Questa cosa può essere utile appunto a chi ha preso le palette, a chi volesse prenderle, ma anche a chi nel proprio cassetto ha una palette simile e non sa come utilizzarla. Quindi vi lascio al tutorial. Il senza tagli, a parte la batteria che crolla, cioè no, la batteria, scusate, la memoria che crolla. Ci vediamo domani, buon lunedì. E oggi cominciamo con banana. E ho visto che questo tornare un po' agli albori del truccarci senza tagli in realtà vi è piaciuto perché vi rendete proprio conto per bene di quali siano i tempi, che il fatto che il trucco non sia necessariamente troppo lungo. A volte ci sono delle cose che io do per scontate che taglio che invece possono esservi utili. Quindi togliete i minuti del preambolo e vado a fare questo trucco da giorno con banana e ovviamente prima metto il primer. Lo sapete, se mi seguite, che da una vita il Moonlight è per il viso il primer che a me piace perché dà un effetto luminoso. Io lo utilizzo in colorazione 21, se siete un po' più colorite so del 22, ma io il 22 è quello che utilizzo d'estate. Con la base, essendo appunto una cosa dal giorno, vado con il YSM 41 in questo caso, perché sono ancora proprio. Sapete che io utilizzo il 49 di norma, ma oggi volendomi mettere un po' di colorazione con la terra, non mi accendo troppo. Anche in questo fate attenzione, il colorito di base, come vi dico sempre. Il fondo quando lo mettete si ossida e quindi se prendete un fondo che già leggermente virerà, in quel caso non potete tonalizzarlo troppo. Io in questo caso, volendo mettere la terra, invece vado con una cosa che è leggermente del mio colore, ma non si accende. Come correttore vado col però con l'Holdcover, vedete che è più coprente e non metto l'arancio oggi. Anche questo ve lo ricordo. Se avete un correttore che è un pochino più leggero, potete andare tranquillamente a mettere sotto l'arancio, più leggero intanto a livello, scusate, parlo troppo con i bambini stamattina, a livello di texture. E se invece avete un correttore che come in questo caso è già molto coprente, in parte potrebbe evitarvi il discorso dell'arancio. Picchietto e siccome appunto è un trucco molto rapido, vado anche sull'occhio. Oggi non utilizzo il 68, ma per una ragione, perché vado di super fretta, ho portato di qua soltanto alcune cose e il 68 l'ho dimenticato di là nello studio dove Fabio è in call. Quindi sì, lo avrei potuto mettere perché sapete il mio amore per il 68, chi non lo conosce ricordo essere una gel liner in realtà, ma che io utilizzo come primer. Sull'occhio vado con la Wanna Banana. Ditemi voi come si pronuncia, comunque io la chiamo la banana, la Minions veramente, che quando dicono banana a Scagno me lo ricorda sempre, e vado quindi con una matita marrone sull'occhio, che ovviamente tempero. In questo caso utilizzo la Kohl, sapete che a me le Kohl di Inglot piacciono molto perché sono molto morbide, quindi se vi piacciono matite sfumabili va bene, se cercate matite più dure questa non fa per voi, andate sulla matita normale. La colorazione della marrone è la 03, ma mi sbaglio sempre perché io do per scontato che la marrone sia la 02, invece no, la 03, la 02 è prugna. Riprendo fiato. E vado a colorare la bordatura. Dietro avete visto spuntata un cane, quella è Cali. E vado a fare questo. Il bello della diretta è che appunto vedete anche le magagnette che ci possono essere. E faccio la stessa cosa anche sull'altro occhio. Sapete una cosa? Il problema di questo occhio è che io non vedo un granché, quindi concedetemi l'ausilio di uno specchietto, perché io ho praticamente un occhio pigro e quindi da questa parte non riesco a vedermi. Vedete come la passo in maniera super easy, super tranquilla, super sporca tra virgolette, perché la sto mettendo per crearmi una base di ombreggiatura sulla quale poi andranno gli ombretti.
Io ve lo ricordo sempre, in questo modo date una grip e anche un'intensità differente al make-up, ma non è vitale, cioè se non volete passarla potete tranquillamente procedere anche solo con gli ombretti. Come in realtà, se non avete ombretti, vi ho fatto vedere ieri e l'altro ieri come potete realizzare un trucco dell'occhio solo e soltanto con una matita. Quindi se non vi piace nera come vi ho fatto vedere, l'alternativa del marrone è ottima comunque. Ricordatevi sempre, come anche vi ho detto, che il polpastrello è molto utile in questa fase perché avete messo dei prodotti che sono in crema, quindi potete andare a muovere la pasta anche con il polpastrello che in qualche modo scalda il prodotto, lo porta via, ma la cosa fondamentale quando fate questo è che il polpastrello lo utilizzate tamponando, quindi non delle strisciate, cioè non dovete togliere, dovete semplicemente spostare il prodotto. Prendo la Wannabe. Sì, Wannabe, le Spice Girl, quella era una canzone. Prendo la banana. Devo dirvi che questa la sto usando veramente tanto, in questo periodo mi piace molto e vado sempre con il mio punto luce, quindi comincio con il chiaro nella parte frontale e anche sotto l'arcata. Questa vi concede, come in realtà tutte le palette, perché avete visto che con qualsiasi tipo di palette, anche quelle che avete nel cassetto, potete realizzare trucchi più intensi o più delicati. Dipende sempre da quanto aggiungete. Il mio consiglio, ormai lo sapete, è sempre quello di partire per gradi, perché nel trucco ad aggiungere si fa sempre in tempo. Prendo questo più scuro e vado proprio sulla parte di matita che ho sfumato per fissarla, intensificarla e riempire le eventuali discromie che possono esserci. Vedete, anche mentre parto io ci sono delle come si chiamano? Delle discromie, ma anche delle chiazzette. Perché questa cosa è normale, cioè il trucco, mentre poi andate avanti e iniziate a sfumare, prende una forma diversa. Quindi non vi scoraggiate se nella fase iniziale cominciate a vedere delle chiazzette, perché quelle le faccio anche io, che ormai questo lavoro lo faccio da quasi 19 anni, diciamo 18. Quando dico questa cosa mi sento un po' âgée. Allora, prendo sempre lo scuro e vado nella parte sottostante. Lo sapete, sarei potuta andare prima con la matita in sfumatura e poi con l'ombretto. In questo caso, siccome vado rapida, perché devo andare a lavorare, è lunedì mattina, ma non potevo mancare il nostro appuntamento quotidiano, vado con l'ombretto così velocizzo un po' il tutto. C'è anche un altro motivo in realtà. Quando l'ombretto è molto pigmentato, è molto scrivente e ha una valida aderenza, potete anche tranquillamente sotto passarlo senza matita perché vi durerà lo stesso. Sfumiamo. Vedete quanto tempo ci perdo nel tornare e sfumare? Cioè, tecnicamente ho utilizzato pochissimi prodotti, è più il tempo che perdo nella sfumatura. Prendo il pennellino da sfumatura, appunto. E mi prendo questo qui che è un pochino più chiaro e vado a far salire nella parte superiore un po' di ombreggiatura, perché vedete, se io lascio in questo modo l'occhio crolla. Se invece ombreggio la parte superiore, quest'area rientrerà dentro e darà un effetto più aperto allo sguardo. Quindi analizzate sempre mentre andate avanti con il trucco, vi guardate dritte e capite se ci sono dei punti dove il colore ha aderito meno o vedete che ha bisogno di essere alzata. Dove ha bisogno di essere alzata, intervenite con un'ombreggiatura e un pennello da sfumatura, ovviamente. Allora, ora mi andrei a utilizzare questo dorato che mi piace molto e lo andate a mettere qui al centro. Cioè, io do per scontato che voi replicherete tipo questo make-up con quello che avete a casa. Il consiglio di metterla al centro perché? Perché quando andate così rapide e passate il chiaro e lo scuro, si crea questa sorta di colore un po' netto, tronco nella parte centrale. Se ne mettete uno e mezzo satinato, andate rapide e risolvete il problema. Questo va via sul dorato, questo vira sull'argento, quindi l'avreste potuto anche tranquillamente fare con l'argento. E lo stesso colore, perché secondo me è carino che ci sia un richiamo, lo vado anche a passare qua sotto. Sapete qual è l'unico problema del senza tagli? Che poi mi manca la voce. E quindi inizio tipo a fare questo. Ok. Direi che secondo me manca una bordatura più definita, quindi mi prendo un pennellino tagliato, prendo il colore scuro e picchietto il colore tra le ciglia. E
In questo modo, vedete, date una sfumatura delicata. Ovviamente se siete da eyeliner, dopo potete andare con l'eyeliner. Io ancora sinceramente non ho deciso se oggi vado con l'eyeliner o meno. Ok. Tutto sommato, per essere là, credo pochi minuti. Vado con il mascara. E oggi mi utilizzo... Toglieteli questi pezzi, cioè vedete io chiacchiero nel frattempo. Ah, metto questo qui che è nuovo e l'ho usato una volta sola, devo dire non mi è dispiaciuto, ancora non ho capito bene come si chiama. Ve lo cerco poi ve lo metto, perché il nome è scritto tipo in corsivo e non riesco a capirlo bene. E ha lo scovolino molto diverso, vedete? Aia, lo stavo dando nell'occhio. Spingiamo verso il basso. E vedete, rimane un po' più pieno come effetto. Voi cosa combinerete questa settimana? Allora, io questa settimana ricomincio diverse prove di matrimoni, e perché sembra che forse si riesca a vedere la luce in fondo al tunnel, anche per tutte queste, veramente, a me, cioè, la tenerezza è per loro. Pensate a come deve essere triste rinviare un matrimonio per così tante volte, quando casomai l'hanno aspettato per tanto tempo, insomma, il coronamento di un sogno. Ok, sopra e sotto, sapete che vi dico? Che me ne metto poco poco anche di lato sotto. Quando vi parlo e faccio questi senza tagli, la parte del mascara è la più difficoltosa, perché io mi concentro quando metto il mascara, sapete che ci perdo tempo, e quindi parlare e guardare come metto il mascara è un attimino più complesso. Vado poco poco anche qui, solo dopo ho fatto l'ombreggiatura. Secondo me è carino. Faccio le sopracciglia. E amiche mie, io non mi sono... cioè la base non l'ho neanche incipriata, vero? No, non l'ho incipriata. Quindi posso procedere a ritoccare, a mettere un po' più di correttore. Prendo il 16 con il suo pennellino. E vado semplicemente a definire un po' la sopracciglia. Ecco, anche questa fase in realtà è quella in cui io mi concentro. Guardare e parlare è un po' complicata. Vedete, io quando salgo sopra ci sono dei punti dove ho meno, cioè non c'è proprio, qui sopra io sto salendo e creando un disegno finto. Quindi lì devo intervenire più volte, perché altrimenti si vede la differenza di colorazione tra dove c'è il pelo naturale e dove invece sto andando a disegnare. Già meglio. Qua sotto vedo un piccolo avvallamento. Io sono un po' maniacale con le sopracciglia, perché, come vi dico sempre, fanno la cornice dello sguardo. Allora, ora l'avete visto in tempo reale. Quanto ci ho messo? Un minuto e mezzo, forse? Guardate la differenza. Qui l'occhio è proprio più sceso, qui sale più su. Andiamo anche di qua. Ah, una cosa che forse, se vi ripeto, vi accomoda. Io cerco sempre di partire dalla metà in fuori, perché la parte dove essendoci meno pelo deve essere più colorita. Se voi prendete il prodotto e partite subito davanti, può venirvi poi una chiazza troppo scura. Invece io vado prima qui, scurisco, coloro e poi piano piano sfumando arrivo pure davanti. Vedete, risulta sicuramente più naturale come effetto. Vediamo, se no questi vi ricordo che si seccano. E siccome sotto non ho messo la cipria, mi rimetto un po' di crema contorno occhi, che chi ha preso devo dire si sta trovando bene, a me piace molto questa. Vi ricordo essere una crema trucco, insomma, quindi potete appunto, sia alla caffeina all'interno, quindi un pochino sgonfia, ma la potete riutilizzare quando dovete fare queste cose. Ricordatevi sempre che se avete incipriato, ovviamente la base non si può più truccare, scusate, non truccare. Toccare. Se invece non avete incipriato, come in questo caso io, mettendo il contorno, non ho voluto tagliare io, era finita la memoria. Allora, abbiamo dei forti problemi con la memoria, perché io vi ricordo sempre che registro col mio telefono, col mio iPhone poggiato qui, e io mi guardo nella fotocamera interna, registro. Il problema è che poi non cancello, quindi immaginate, ecco, un montato di questa lunghezza per tipo quanti video, e quindi poi finisce la memoria, quindi ho cancellato due o tre cose, speriamo che reggano. Cosa vi stavo dicendo? Con il contorno occhi messo sotto potete allentare, ammorbidire, rendere più elastica la parte e procedere rimettendo il correttore se volete una copertura un pochino più alta. Sapete che per me è un po' un cruccio l'occhiaia,
Quindi io la cosa, ognuno poi ha i propri punti deboli, tra virgolette. Io la parte che mi devo vedere molto coperta è appunto proprio la parte del, come si chiama? Del correttore. Stavo vedendo il tipo di pennello perché una cosa, vedete sempre che io metto i pennelli, quelli piccolini, il correttore nella prima parte. In realtà con questi più soffici, questo fa parte tra l'altro appunto di un setting lot, quando devo andare dopo a ripassare il correttore, l'effetto rimane un pochino più delicato, ok? Quindi quando dovete ripassare una seconda volta, cercate di andare con pennelli più leggeri. Secondo me di base ne ho messa anche veramente poca, forse ho esagerato con la poca copertura. Quindi non fa niente, se mettete una base delicata, e volete poi appesantire, lo so, vi sembra sempre molto strano, ma il correttore passato solo esclusivamente nel centro riesce a coprire in realtà il triangolo, che è la parte che vedrete di più, cioè qual è il triangolo che forma il vostro viso, occhi, naso, bocca. Quindi se voi date una maggiore copertura a quest'area, o meglio, non copertura, compattezza, e sul resto lasciate la sfumatura della leggera copertura, l'effetto rimane, sembra molto più compatto, ma non vi sentite oppresse. Vedete? Un secondo. Prendo la cipria, che mentre venivo qui vi faccio vedere cosa è successo, che si è rotta. E questa è sempre alla Marianna, lo so, mi piange il cuore anche a me, però ora quindi la ricompatterò, ma ripeto, Fabio sta di là che lavora, quindi non posso andare a prendere altro. Quindi vado piano piano ad asciugare. La poverina, guardatela! Tra l'altro questa era quella che sto utilizzando tantissimo in questo periodo, perché la formulazione, quella stay hydrated, passatemi sempre l'inglese, io e l'inglese non andiamo d'accordo, che asciuga ma non secca eccessivamente. E vado adesso con un pochino di terra, perché vi ho detto, ero proprio partita da quello, volevo un effetto più colorito, e vado ovviamente con la mia 602, cioè io, boh, per me tipo la terra è la 602, perché rimane quel filino freddina, dà un effetto molto delicato. Ah, d'estate no, cioè quando sono già abbronzata lì posso salire e utilizzo tipo la 704, mi sembra, che è un po' più calda. Vale a dire, io d'inverno preferisco, d'inverno primavera, terre che risultino un pochino più fredde, e invece d'estate utilizzo terre un pochino più rosse. Con la stessa terra sapete cosa andrò a fare, vale a dire andrò a ombreggiare questa parte delle tempie, perché vi fa allungare la sfumatura e fa, tra virgolette, contouring, correzione a chi è come me, ad esempio, che ha questa parte abbastanza larga. E diciamo che secondo me, a parte che mi prude il naso, ci siamo, e metto la tinta, che in questo caso vado con la 24, che vi ricordo essere tornata. Ecco, mentre metto le labbra, un po', la tinta, un po' difficoltoso parlare. E con la mascherina, questa, io personalmente, per sempre il mio parere personale, non macchia. Ok, che ne dite? Io non so adesso, visto che si è tagliato, non ho visto più il montaggio, però rimettiamo giù i capelli. Avete visto, liscia? Mi sono fatta la doccia, sono tornata e ho detto facciamoci liscia. E spero vi possa essere utile. Oggi siamo andati con la banana, domani proveremo un'altra. Se ne avete una in particolare che volete vedere domani, ditemelo, se no io procedo con la prima che passa. Questa la metto nel già fatto e domani vediamo che cosa uscirà fuori dal cilindro. Spero anche che il ritorno degli sconti Inglot al 25% con il codice MARI25 sia stata una cosa gradita, ma io ve lo ripeto sempre, amiche mie, io come vedete vi mostro i tipi di trucco, come realizzarli, voi potete farlo con ciò che avete a casa. Poi se vi dovesse piacere qualcosa in particolare, io nei testi dei video vi segno sempre quello che metto. Ci vediamo domani con una palette, non lo so, a caso. Ciao!